Il mistero che adoriamo in questa settimana santa è una grande storia d'amore che non conosce ostacoli. La passione di Gesù dura fino alla fine del mondo, perché è una storia di condivisione con le sofferenze di tutta l'umanità e una permanente presenza nelle vicende della vita personale di ognuno di noi. Insomma, il Triduo Pasquale, memoriale di un dramma di amore che ci dona la certezza che non saremo mai abbandonati nelle prove della vita. È partita da questa riflessione la catechesi dell'udienza generale. Rivolgendosi a quanti si sono radunati in piazza San Pietro per l'appuntamento del mercoledì, Papa Francesco ha illustrato il significato del Triduo Pasquale che ci permette di entrare nel grande mistero della nostra fede, la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, di constatare che in questi tre giorni tutto parla di misericordia e dell'amore di Dio, che non ha limiti. Il Giovedì Santo Gesù istituisce l'Eucaristia, espressione dell'amore che si fa servizio e presenza sublime di Cristo che desidera sfamare ogni uomo, soprattutto i più deboli. Il Venerdì Santo è il momento culminante dell'amore che intende abbracciare tutti ad ogni tempo e ad ogni luogo. E infine il Sabato Santo è il giorno del silenzio di Dio che parla ed esprime l'amore come solidarietà con gli abbandonati da sempre. Lasciamoci avvolgere da questa misericordia che viene incontro, ha concluso il Pontefice, e in questi giorni, mentre teniamo fisso lo sguardo sulla passione e la morte del Signore, accogliamo nel nostro cuore la grandezza del suo amore e come la Madonna il sabato in silenzio nell'attesa della risurrezione.